Nuovo appuntamento con le nostre breaking news. In apertura di questa edizione la pagina della sanità che ci porta a parlare dell'entrata in vigore dell'obbligo di esibire il Green Pass per entrare in tutti i 13 ospedali della Sud-Est, a partire appunto dall'ospedale San Donato di Arezzo. Vale per tutti, visitatori e accompagnatori, e allo studio c'è anche la possibilità di estenderlo alle altre strutture della ASL. Cambiamo adesso argomento per parlare di una iniziativa, una serata in favore del Calcit, in particolare a servizio delle cure domiciliari Scudo. Venerdì prossimo sarà organizzata questa serata al centro polivalente di Subbiano con una esibizione musicale delle band aretine. Infine, una riflessione. Oggi, 12 ottobre, ci porta a considerare il 12 ottobre del 1492, data relativa alla scoperta dell'America, ma data della morte di Piero della Francesca, un grande artista inventore della prospettiva che unisce tre centri nel nostro territorio, Arezzo, Monterchi e Sansepolcro. Un artista che è davvero un patrimonio per poter anche valorizzare questo territorio con le sue opere, una riflessione dunque che questo 12 ottobre ci porta a fare. È tutto, per il momento non ci sono altre notizie, per continuare a rimanere informati seguite Teletruria.